Sindaco Giacomo Pascale, la giornata del mare, insomma, innanzitutto questa risorsa per l'isola Ischia, i suoi ragazzi, quelli dell'Arcameno, hanno insomma costruito questa balena di plastica bellissima, una giornata importante da tanti significati. Sì, è importante soprattutto ringraziare la preside dell'Istituto Mennella che subito ha accolto con entusiasmo l'invito del comandante della Capitaneria di Porto, che va ringraziato per quanto sta facendo, perché diffondere la cultura del mare ai nostri bambini penso sia quanto mai dovuto, atteso che siamo un'isola. Soprattutto il mare quale risorsa, il mare da preservare e da valorizzare anche in sede di, diciamo, di attrazione turistica. Ma soprattutto l'auspicio è che il mare per questi bambini possa, diciamo, anche significare l'autostrada che ci unisce a terraferma e non che ci divide, come diceva il compianto professore Mennella. E quindi questo è quanto mai importante farlo a scuola, soprattutto farlo con i piccoli. Sindaco, la plastica, ecco, voi sindaci siete stati portatori, tra l'altro i primi in Italia, di questa importante iniziativa. Dal suo punto di vista, innanzitutto a che punto siamo e poi, insomma, quali saranno i prossimi step? Beh, siamo al punto di passare dalle parole ai fatti. Noi abbiamo fatto un'ordinanza, diciamo, che non va nella direzione di colpire qualcuno e di farlo nell'immediato. È un'ordinanza che lascia un tempo di 90 giorni per smaltire le scorte di magazzino. È un'ordinanza che ha avuto un grosso successo anche mediatico. È stato apprezzato come atto anche dalle istituzioni, dal Ministro dell'Ambiente, dai mass media, dalle altre isole. Abbiamo fatto un po' da apripista, quindi anche in sede ANCI mi hanno chiamato sia me che il vicepresidente Francesco Del Deo per avere bozza e copia di questa ordinanza, e quindi va nella giusta direzione. Sicuramente, come dicevamo prima, fare un'ordinanza è anche facile, tra virgolette, è un po' più complicato avere poi la forza di farla rispettare, ma siccome questa è un'ordinanza che va nella direzione della inversione culturale, noi non ci illudiamo che possa entrare al regime tout court, ma sicuramente è un primo passo importante per cercare di invertire la cultura. Questo significa che, come abbiamo già promesso tutti e sei i sindaci, entreremo nelle scuole, discuteremo con le associazioni di categoria, parleremo con i commercianti che commercializzano questi prodotti, parleremo con gli albergatori, con i balneari, con i ristoratori, insomma faremo un tavolo, diciamo, aperto di confronto continuo per far sì che questa ordinanza non resti una mera intenzione, ma che effettivamente Ischia si possa col tempo distinguere per aver adottato una misura di questa portata, che, come dicevo, è un'inversione culturale e quindi necessita praticamente di partire dai più piccoli. Io penso che sia un atto importante, penso che tra l'altro è importante anche perché i sindaci hanno recepito, noi abbiamo recepito con prontezza quella che poi tra l'altro è una direttiva europea. Insomma, il nostro pianeta sta scoppiando, basta informarsi, leggere un po' sul punto, anche i media hanno un'attenzione particolare su questa materia e quindi i sindaci hanno avuto la sensibilità necessaria per affrontare questo progetto. È chiaro che tutto questo, per fare tutto questo, noi ci aspettiamo la collaborazione di tanti e soprattutto di chi sul mare opera, a partire dal comandante Meloni della Capitaneria di Porto, che ringrazio per la sensibilità istituzionale dimostrata e non solo per quello che sta facendo oggi, che è importante, perché il motore di questa iniziativa è sicuramente il comandante, a cui va il mio applauso e dei cinque miei colleghi dell'isola di Ischia, ma soprattutto che possa poi insieme al Regno di Nettuno e quindi al direttore, a tutti quelli che operano sul mare, dare una mano concreta per far sì che questo non resti una intenzione sulla carta, ma che trovi concreta applicazione per affrontare un problema di cui ormai il mondo è scoppiato, non se ne può più e quindi bisogna dare un segnale.